schiaccia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la crew, devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube, se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi. Non state vedendo doppio, ma ci sono veramente due Maxi, anche perché sono due miei account, quindi partiamo subito con il glitch. Per fare questo glitch avete bisogno di una sessione solo inviti, una Sultan ragazzi, solo con la Sultan funziona, un amico che vi dà una mano e questo amico deve avere il centro operativo mobile, ovviamente vicino al vostro o in un'altra cazzo di parte della mappa, però se lo fate vicini è meglio, con il terzo slot vuoto ragazzi, quindi il terzo slot deve essere vuoto, quello del vostro amico. Partiamo con il glitch è sempre il solito rognoso, quello per duplicare l'auto la prima volta. Quindi che cosa dovete fare? Dovete premere triangolo da fuori dal veicolo, mentre salite premete il tasto option. E quando vedete che sta mettendo in moto e avrà messo la mano la mano destra sullo sterzo, li lasciate il tasto option con R2 ragazzi. Quindi ripartiamo, triangolo, option premuto, tasto R2 e option rilasciatelo. È abbastanza semplice, oddio semplice no, perché vi direi una cagata se vi dico che è proprio facilissimo, però si fa ragazzi, questo glitch è fattibile. Come vedete anche io ci impiego un po', non ho fatto tagli nel video giusto per farvi vedere. Triangolo, option tenuto premuto, rilasciamo option R2 quasi allo stesso tempo. Dobbiamo avere una situazione di questo genere ragazzi. Se tutto sarà andato come deve andare, nel nostro centro operativo ci troveremo due Sultan duplicate. Fatelo solamente con la Sultan ragazzi, non chiedete leggi cose cazzi e mazzi, solo con la Sultan funziona, anche perché è quella che al momento paga più soldi dopo la LG Retro Custom. A questo punto ragazzi vi faccio vedere che il nostro amico nel suo centro operativo mobile ha la Sultan nello slot vuoto ragazzi, come adesso andremo a vedere. Il nostro amico ragazzi che cosa dovrà fare? Dovrà semplicemente andare alla portiera quando glielo direte voi, e adesso andremo a scoprire quando glielo dovete dire, e dovrà premere il tasto triangolo ragazzi, solo quel movimento che avete appena visto. Mi raccomando, nel veicolo ragazzi mettete accesso al veicolo nessuno, in maniera tale che il vostro amico non riesca a entrare nel veicolo. Passiamo al passaggio successivo ragazzi, io ho due garage all'alta come state vedendo, il primo e il secondo garage, e sono tutti e due pieni questi due garage, uno c'è qualche LG, uno c'è qualche faggio ragazzi, quindi andiamo a vedere che cosa dobbiamo fare. Innanzitutto dobbiamo prendere una faggio e andare al nostro centro operativo mobile. Quindi una volta giunti al nostro centro operativo mobile andiamo a vedere il passo successivo che dobbiamo fare. Dobbiamo entrare nel centro operativo mobile con il nostro faggio ragazzi, e se ci chiederà di sostituire, perché ci chiederà di sostituire, andremo a sostituire la Sultan che era nel centro operativo mobile, automaticamente passerà al posto della faggio ragazzi che abbiamo appena messo dentro il centro operativo mobile. A questo punto ragazzi qui arriva in ballo il nostro amico ragazzi, fate bene attenzione, quindi mi raccomando dovete seguire bene questi passaggi, perché sennò altrimenti perderete dei soldi per fare questo passaggio, perderete quasi 900.000 o 900.000 se non lo fate sincronizzati con il vostro amico. Allora
quando avete fatto il passaggio di mettere il Vespino nel centro operativo mobile, dovete andare nel vostro centro operativo, cioè andate su Warstock e selezionate lo slot 2 e ci mettete armeria e officina. Quando, un attimo prima ovviamente di schiacciare ok, dovete dire al vostro amico di premere triangolo e di non cioè di continuare a premerlo, insomma lui deve premere triangolo fino a che noi non entreremo nel nostro centro operativo mobile. Quindi ragazzi, noi dovremmo entrare nel nostro centro operativo mobile, lui dovrà continuare sempre a premere triangolo. Badate bene, se lui non premerà triangolo quando voi entrerete nel vostro centro operativo mobile, l'auto sparirà e quindi dovrete rifare il glitch. A questo punto ragazzi, mentre il vostro amico starà ancora premendo triangolo, salite nel vostro veicolo. Quando voi salirete nel vostro veicolo che vi teletrasportate, come avete appena visto, il vostro amico dovrà rilasciare il triangolo, dovrà smettere di premere il triangolo, perché altrimenti si aprirà la portiera, salirà nel veicolo e il glitch sarà annullato. Quindi fate bene attenzione. Quando siete giustamente nel veicolo, che cosa dovete fare? Fate un cambio targa, ragazzi, e tornate in un altro, cioè e richiedete un altro veicolo, richiedete il faggio, ragazzi. A questo punto richiedete il faggio e entrate nel garage, nell'altro garage pieno che avete. È abbastanza semplice, ragazzi, sembra un po' impicciato il glitch, però è abbastanza semplice. Io prima sono entrato nel secondo, adesso sto entrando nel primo garage. Mi darà garage pieno e vado a sostituire. Ragazzi, io qui ho tutte Sultan, però in questo caso, come avete visto, ho sostituito con una LG e la LG è diventata una Sultan, ragazzi. Quindi andremo a ripetere il glitch. Fate bene attenzione a tutti i passaggi, ragazzi, mi raccomando. Entriamo nel garage opposto a quello dove abbiamo messo la duplicazione, in questo caso l'altro garage, insomma quello dove avevamo i faggio. Come vedete, la LG è passata di qua nel primo posto dove c'era il Vespino, c'è la Sultan, e nell'altro garage dove c'era la LG oramai c'è una Sultan che abbiamo duplicato. Quindi a questo punto torniamo verso il centro operativo mobile, ragazzi, ma a differenza della prima volta adesso dobbiamo entrare nel centro operativo mobile e dobbiamo dire al nostro amico di premere il tasto triangolo sulla portiera dell'auto, perché altrimenti l'auto sparisce. Se noi entriamo nel centro operativo mobile, lui non pigia triangolo. Quindi in questo caso lui starà premendo triangolo sulla portiera fino a che noi non ci teletrasporteremo dentro il veicolo. Quando noi ci teletrasporteremo dentro il veicolo, ragazzi, come vedete c'è un po' di difficoltà delle volte nel trasportarsi, però si fa. Quando noi saremo dentro al veicolo, lui dovrà immediatamente lasciare il triangolo, quindi spetterà a noi dirgli molla il triangolo. Quindi ragazzi, fate bene attenzione a ciò che fate. Come vedete, anche il teletrasporto risulta un po' problematico delle volte, quindi dovete girare un pochino e premere triangolo fino a quando il vostro personaggio non si teletrasporterà dentro al veicolo. Ragazzi, è abbastanza semplice. A vederlo così sembra complicatissimo come glitch, ma non è affatto complicato, è molto molto semplice. In questo caso il nostro amico dovrà mollare il triangolo. Noi saliremo sul veicolo, cambieremo la targa, ragazzi, e usciremo nuovamente dal centro operativo mobile. Il nostro amico giustamente non starà facendo nulla. È fondamentale che il vostro amico non salga sul veicolo, perché altrimenti si annullerà il glitch, ragazzi. Quindi riprendiamo il nostro Vespino e torniamo nel garage opposto da dove siamo venuti, ragazzi. Quindi in questo caso noi abbiamo preso il Vespino nel garage 2, adesso andiamo a mettere il Vespino nel garage 1.
che dovrà essere esclusivamente pieno, ragazzi. Come vedete, garage pieno. Come state vedendo, io vi ho già detto che in questo garage ho tutte Sultan, quindi andrò a sovrascrivere un'altra Sultan, come avete appena visto. Ma il glitch funziona perfettamente, ragazzi. I passi sono semplicissimi da fare. L'importante è che non vi impicciate. L'importante è che chi entra nel centro operativo mobile si ricorda di dire all'amico di pigiare triangolo nel momento in cui si sta entrando dentro il centro operativo mobile e nel momento in cui si sta entrando nell'auto. Come avete visto, l'altra auto che era nel garage si è teletrasportata in quest'altro garage. Adesso, ragazzi, vi faccio vedere che si può fare anche con una LG. Non è necessario farlo per forza con il Vespino, anche perché le LG sono a costo zero, quindi se qualcuno non ha soldi da investire o comunque ha pochi soldi, comprare un faggio magari può risultare fastidioso. Qui il vostro amico deve sempre premere triangolo, ricordatevelo, ragazzi, mentre entrate, mentre salite sull'auto, il vostro amico deve premere triangolo. Quando vi siete teletrasportati, che siete sull'auto, lui smetterà di premere triangolo, deve smettere di premere triangolo. Ditegli anche di guardare verso il basso in maniera tale che vedrà il neon dell'auto oppure sentirà il motore dell'auto, e come sentirà il ciò, diciamo, dovrà smettere di premere triangolo. È abbastanza semplice, ragazzi. Se seguite tutti questi passi non potrete sbagliare. A questo punto, quando avete fatto il cambio targa, risalite sulla LG che avete appena portato fuori e la mettete nel garage opposto dove l'avete presa. In pratica io l'andrò a mettere nel garage dove avevo tutte Sultan, e la Sultan che sarà in quel garage si trasferirà nel secondo garage. Come vedete, io adesso la metto nel primo, dove sono tutte Sultan, ragazzi, in un posto qualunque non fa differenza. La LG è diventata una Sultan e adesso vi porto nell'altro garage e vi faccio vedere che di qua abbiamo una Sultan aggiunta, ragazzi. Sembra, come ho già detto, un po' complesso il glitch, ma non è affatto complesso, è abbastanza semplice da fare. Come vedete, qui dove c'era la LG adesso c'è la Sultan, e continuiamo a farlo. Usciamo da questo garage con una Faggio, perché io adesso ho le Faggio, ragazzi, quindi andrò ad uscire con la Faggio. Andrò vicino al centro operativo mobile con la Faggio, scendo, vado a dire al mio amico di incominciare a premere triangolo. Deve spammare triangolo, ragazzi, il vostro amico. Fino a quando noi non saliremo sulla macchina, il nostro amico non dovrà mai lasciare il triangolo, dovrà sempre spammare triangolo. Quindi noi andremo a cercare di teletrasportarci sull'auto, il nostro amico lascerà il triangolo e il gioco è fatto, ragazzi. Cambiamo la targa e avremo un'altra duplicazione. Allora, ragazzi, in descrizione di questo video vi lascerò un link aggiuntivo, ragazzi, per chi avesse bisogno di account di GTA. Andate sul link Telegram, andate sulla pagina Facebook che vi lascerò in descrizione. Per qualunque informazione contattate il link Telegram, che vi risponderà tempestivamente a tutte le vostre domande, a tutti i quesiti che voi avete da porgli, ovviamente. Ricordatevi che è una persona abbastanza affidabile, abbastanza seria, quindi potrete tranquillamente acquistare un account a vostro piacimento con i requisiti che volete voi. Questo ovviamente dovrete mettervi d'accordo con lui, e quindi contattate il contatto che vi lascerò in descrizione e ditegli che vi mando io senza nessun problema. Però non avanzate richieste a mio nome, nel senso: io sono amico di Maxi e voglio, no, ragazzi, voi andate lì, andate a nome mio, come per dire: ho visto il link che ha lasciato Maxi sul canale e ti contatto perché voglio un account. Fatto questo, ragazzi, avrete tutta la massima disponibilità di questa persona,
anche perché è una persona molto tranquilla, quindi mi raccomando, siate tranquilli anche voi, non rompete il cazzo. Detto questo, il glitch lo avete visto, un saluto a tutti e al prossimo video, ciao a tutti. When I speak, that you notice that's sort of unique, 'cause you know it's me. My poetry's deep and I'm still matic. The way I float it is